Ragazzi, bentornati su Tiebreak. Oggi è il giorno dell'uscita anche su console, quindi dopo aver fatto più e più video che potete andare a recuperare con vari early access, l'ho provato credo già 3 volte, però ragazzi, quella era la versione PC, qua sono sulla versione completamente console, ok, PS5 come potete vedere, e sono abbastanza contento di portarvi anche questa versione console perché voglio vedere un pochino com'è la carriera e voglio iniziarla insieme a voi. Le amichevoli e i giocatori li andremo a vedere, perché se io faccio gioca ora singolare vi fa comunque vedere l'aggiunta di Djokovic, Sinner. Sinner era già arrivato, ma guardate Novak, fatto davvero bene. Poi Rublev c'era già tra i tra virgolette famosi, però guardate quanti ne hanno aggiunti. Non c'erano tutti questi prima. Berrettini! Finalmente! Finalmente! Tenuta boss, ovviamente. Vediamo se... Federer hanno aggiunto. Ok. Ok, ha più vestiti lui che tutti gli altri nel gioco. Nadal! Sì, e lui non ha vestitini, però. Guardate quanti cacchio sono! Ok, ci sono state un po' di polemichette perché comunque non ci sono i tornei Grande Slam, però perché questo? Perché loro sono... Allora, io non è che sono esperto di tennis, ragazzi, mi diverte guardarlo, quindi non posso fare l'esperto e non lo voglio essere, non lo sono. Però credo che qua ci siano le licenze ATP e W, perché secondo me non hanno le licenze per i Grande Slam. E quindi abbiamo solo WTA e ATP, o come diciamo noi in italiano, ATP e WTA. Però credo proprio che non abbiano le licenze per i grandi tornei, e questo è probabilmente il problema devastante. Sono molto contento dei vari tennisti, perché avendo le licenze appunto ATP e WTA, se voglio anche chiamarle in italiano, hanno veramente quasi tutti i tennisti, credo che ne potranno aggiungere anche altri col tempo. Però è ovvio che sono 65 maschi? Cioè gli uomini sono 65? Porca me! Wow, ok. Ok. Ci sta. Andiamo a vedere un attimino come funziona la carriera. Vi faccio vedere com'è l'inizio perché c'è un video introduttivo. C'è ancora qualcosa che non mi piace, la pallina un po' lenta in alcune occasioni, un po' troppo forte in altre, non mi piace, non mi piacciono tutti i colpi tranne il top spin è fighissimo, tutti gli altri, boh, potrebbero migliorarli, il servizio è ancora un po' meh. So che sentire tutto questo vi sconforta, però facciamoci un bel gameplay della carriera, così almeno vi faccio vedere un po' il gioco. Vado su nuova carriera, posso scegliere tra femminile e maschile, quindi si può scegliere anche questo. Difficoltà, io metto medio per adesso perché è difficile, è inutile metterlo in questo momento, ad inizio gioco, e ve lo consiglio anche a voi perché bisogna imparare le varie mosse. Io vi dico di le prime partite, soprattutto quando all'inizio della carriera si faranno i tornei Challenger, vi suggerisco di provare i colpi. E voi direte, ma come Ale, perché è medio così facile che ti puoi permettere di provare i colpi? No, però si possono vincere le partite, quindi va benissimo così. Vi dico anche di non esagerare qua perché poi vi annoiate, quindi a meno che non volete fare una cosa che ogni giorno fate una partita, ma se volete cercare di fare più partite di un torneo nello stesso giorno di gioco, evitate di mettere più 7 perché è praticamente inutile. Anzi, io vi direi persino di alleggerire anche i game, soprattutto nei tornei Challenger, dove magari ne faremo 4, così, oppure 3, così bisogna andare sul 3-1, però forse è meglio 4, ragazzi. E poi magari nei tornei più importanti, però qua dice Slam. Voglio capire che cosa intende, perché probabilmente è Torino. Gli ATP Finals ci sono, essendo
un ATP. Quindi bisogna capire cosa intende con slam. Però, voglio capirlo anch'io perché, ragazzi, oggi finora non c'era niente, ok? Voglio capire oggi con l'uscita che tipi di tornei ci saranno, che è interessante. Star del tennis, potete utilizzare un tennista già esistente oppure un nuovo giocatore. Quindi interessante anche questo. Eccolo qua, ragazzi. E potete quindi effettivamente continuare la carriera di Sinner. Perché no? Fare la carriera di Berrettini. Figata, no? O per le ragazze, fare la carriera della Paolini. Beh, interessante. Però già questo video introduttivo della carriera, dove vedi tutti i tennisti più famosi, entri e crei il personaggio, non è per niente male. Ok, ed eccoci qua con John Smith. Potete ovviamente modificare tutto. Io cercherò di fare una cosa abbastanza veloce perché sinceramente è inutile star qui troppo. Però almeno un po' di panza la voglio, eh. Scusate. Anche il colore occhi, come potete vedere, ce n'è un bel po'. Per me non è per niente male la personalizzazione. Cioè, se avete intenzione di prendere il gioco anche perché volete fare voi stessi, secondo me c'è una bella personalizzazione. Cioè, guardate, c'è veramente tanta roba. Capelli non ne ho più, li ho rasati, anzi li devo tagliare perché effettivamente sono già lunghini per i miei gusti. Quindi andiamo a fare una roba del genere. Ma che figata. Ora in questo momento sono bello abbronzatino, ragazzi, quindi direi di mantenere una situazione del genere. Ma è una figata. Cioè, si personalizza bene il personaggio. Ovviamente poi si possono fare un botto di tatuaggi. Vi faccio vedere per esempio dei tatuaggi sul braccio, che ne so, sinistro. Vedete dai piccoli tatuaggi che però sono sotto la spalla e non si vedono. Questo invece iniziano a vedersi. Guardate che figata alcuni. Sono veramente davvero belli. Guardate che belli alcuni. Ce n'è veramente un botto. Guardate qua. Che figo, eh? Ovviamente default e whites, però si può scegliere una marca con cui iniziare. Ovviamente queste sono a nostro, cioè nel senso puoi prendere solo queste, non sono molto personalizzabili. Anche se io prendo Adidas e posso cambiare la colorazione. Però credo che poi otterremo degli sponsor, quindi sarebbe figo anche iniziare senza nulla, ragazzi. Io finalizzo questa perché mi piace. Mi piace questa qua e la finalizziamo, anche se vediamo se posso cambiare qualcosa. Sì, vedete? Ok. Figo, vero? Voilà. Ma che bello. Oppure posso far così in modo che poi posso magari mettere sempre questo colore le scarpe, capite? Però voglio far così. Ok, finalizzate. Ah no, aspetta, proviamo a cambiare le scarpe. Le scarpe. Le cambiamo, magari richiamiamo ancora il nero così, guardate che figo. Eh? Tutto Adidas, ovviamente, perché è scelto Adidas come marca. E poi abbiamo la racchetta. Guardate quante ce n'è. Ce n'è una sbalangata di racchette. Sono tutte molto belle. Una volta fatto questo, finalizza tenuta, salva e poi potrà essere usata in carriera. Ma vi dico che ci saranno poi degli sponsor. Cioè la carriera, secondo me, è ben fatta. Sarebbe da vedere bene, però sicuramente è una carriera più studiata. Allora, vediamo. Colpo preferito, magari il rovescio che mi piace, il rovescio a due mani. Qua non mi fa personalizzare nulla, quindi credo che si sbloccheranno dopo con la carriera. Aggressività a rete me lo fa fare. Superficie preferita, che figata. Che figata. Erba mi piace molto, però per ora mettiamo tutti i campi versatile, anche perché... Ah no, singolare, doppio... Singolare, sono più bravo nel singolare. E sull'erba. Dai, perché no? Perché no? Poi, attributi. Beh, qua ragazzi semplicemente si sceglie la specialità di gioco, quindi contrattacco, velocità, precisione e cambiano gli attributi sotto, vedete? Quindi sicuramente vediamo contrattacco che ha in servizio e in potenza l'arma migliore, però forse è meglio tocco, rotazione...
rovescio slice, pallonetto di diritto, smorzata di rovescio, dritto slice, pallonetto. Queste sono le rotazioni, sono le cose più tecniche. Ma io faccio per ora contrattacco, dai, vediamo un pochino che cosa. No, scusatemi, faccio precisione. Vediamo un pochino che cosa succede. Eccolo. Beh, non sono proprio io, però. Chi se ne frega, no? Grab your stuff and I'll see you on the practice court. Bring your eye game. Ok, si va sul campo di allenamento. Vediamo un po' questa carrierina, come si evolve. I pelazzi sui polpacci ci stanno tantissimo. E che succede qua, ragazzi? Cioè, c'è un allenamento. Perfetto. Hey, you're here. He's just finishing up now. He knows all about you and I've dropped a few compliments in along the way. He knows we've known each other for years, but it won't give you a free pass. All he looks for in these sessions is just work hard, do the basics well, and you'll be fine. Here he is. Jack's been going on about you for quite some time now, but Jack goes on about a lot of things. Let's jump on the court and see it in person. Grab your racket. Ah, così? Ma si stava allenando rune? Allora, vediamo. Occhi sulla palla. Sì, sì. Ok. Ma che colpi! Oh! Camiseria. Allora, stiamo calmi un attimo che sto provando un po' i tasti. Ah. Vedete che con R1 le fa più... Boom! Ma che bella pulizia! Nel top spin. Ah! Nice work, my friend. Jack wasn't kidding. There's a solid game there. All that's left to say is... Welcome to the team. Grazie, tomorrow, Jack's back on the court. Come, sit in the box with me. And let's begin your journey. Ok, praticamente faccio parte di questa squadra dove questo allenatore ha sia me che Jack come giocatori. Welcome to the Golden Triad. I magnifici tre. Quindi praticamente adesso questo allenatore ha sia me che quel Jack come giocatori. Ma che è? Oh? Ah, è Jack. Per esempio queste... Scusatemi, Non voglio... Tournament tennis is about more than just the points on the court. How you react throughout a match can make a huge difference to your game. The bigger the moment, a clutch point, long rally, cracking winner. The more you'll get the crowd on your side, helping to enhance your game. Stavo dicendo, ragazzi, poi mi hanno interrotto, ma non siamo mica a Torino, e infatti... Queste sono le ATP Finals, ma perché ATP fa parte dell'ATP. Capito cosa voglio dire? You'll get a chance to react after every point, win or lose. Just look out for the prompt. Quindi la licenza su questo ATP ce l'hanno. Bravo Jack. Sometimes. Staying calm is all you need. So pick your moments. Be strategic. Sì, sì. Wait. Looks like he's got the crowd on his side. Let's see if he can finish it. Fischia Jack. Ah. E Jack's pacing himself well and lifting for the big moments. Devo modificarmi il naso, voglio il naso più grosso. Oh. Nice one, Jack. Keep it up.
Be quick on your feet. Giustamente, si allena di più con Jack. Let's have a look here. We haven't really had a chance yet to discuss what really makes your style of play your style of play. Everyone's different. Jack, as you know, he's a dynamic player. Mixes up his game plenty. But others prefer to stay on the baseline, serve and volley, or use spin as their secret weapon. After watching some of your matches, I think you're a bit of a counterpuncher. Let's run a drill on the court with Jack to see how you like it. Straight after I finish training. You might actually have a chance here. Vediamo. Ma non c'è Jack, oh. Oh. Well played. Ma che è successo? I told you, coach, there's a solid game here. Just remember, you're my hitting partner, right? Not the other way around. Mm-hmm. Your counterpunch style looks clear to me. What do you think? No, rimango col mio focus. Precisione, sì. Now remember, your skill points will reflect this style. So keep working on the specifics and you'll progress nicely. You can always change your style throughout your career. Ok ragazzi, qua siamo al menu e non sono nemmeno nel ranking, come potete vedere, infatti non sono neanche classificato, però dopo il primo torneo credo di poter essere classificato. Allora, una cosa importante secondo me è fare subito una prova di partita. Come potete vedere, questi sono tutti giocatori inventati e guardate quanto è grande il rank qua. Non è sicuramente come Top Spin dove ce ne sono 5, modo di dire 5 ovviamente. Che caspita, tra giocatori inventati e reali qui c'è veramente un bordello. Guardate, ce ne sono veramente, se li vediamo anche di particolari. Guardate questo. Cioè ce n'è raga, ce n'è. E è veramente una bella cosa questa, soprattutto per dare la possibilità di fare una carriera bella lunga e bella tosta. Lì ci sono i soldi, ci saranno gli sponsor, il mio giocatore. Visualizza il giocatore, come potete vedere può cambiare ancora l'aspetto. Non credo di poter, come ho detto prima, modificare il naso. No, una volta fatto quello quindi basta. Ah, quindi attenzione ragazzi, personalizzate bene il personaggio perché non potete fare determinate cose dopo. Alcune ci sono, ma non il naso. Ok? Quindi per esempio assistente 3003, vediamo se scala subito. Sì. Preparatore, scala subito. Fisioterapista, scala subito. Già finiti i soldi? Allora, specialità e attributi, precisione, rovescio a due mani. Ok, andiamo a vedere un attimino come gestire la carriera, perché c'è il calendario settimanale. Dove siamo? Gennaio. Non vorrei che poi non mi fanno vedere determinati tornei perché non sono ancora a livello. Sanremo, Murcia, Barletta, Madrid. Manca qualcosa. Però non vorrei che non mi fa vedere qualche torneo perché sono ancora di livello cacca. Però se io vado a dicembre, qua lo vediamo però. Sì, ragazzi, non mi fa vedere gli ATP Finals. Quindi probabilmente questi sono i tornei che mi posso permettere col mio rank. Ok? Va bene, va bene. Facciamo il più scarsettino di tutti. Una settimana, il premio, ok. Ok. Dai, facciamo il primo, subito. Così, subito. Nella seconda settimana. No. Così mi riposo. Andiamo a Tenerife in settimana 3 e poi mi riposo. Anche se dovrei poter fare... Beh, però un torneo a settimana mi sembra un po' troppo. Facciamone due in un mese di tornei. Vediamo un po' come va, dai. Voglio anche capire un po' come funziona. Quindi, torneo, tabelloni in corso. Andiamo a vedere. Price contro Miracolo, attenzione.
Orca Price, ma non posso vedere. Eccolo, non posso vedere le sue caratteristiche. È brutta sta roba. Come fa? Forse dovevo cliccare su Price prima di entrare nel torneo. Thank you for joining us for this Champions match. Please welcome the players as they take to the court. Fischia che coda che c'ha Price, oh. Io non ho più i capelli. Va bene. Avanti Price che ti apro. Ha scelto Croce. Ha scelta lui. Come classico gioco di tennis, cercherò di fare silenzio. Cercherò, eh. Bravo. Price emozionato, probabilmente. Sembra un pirla io, però. La secca! Love 15. Ah. Bella angolata. Mi piacciono le reazioni immediate che hanno i giocatori quando succede qualcosa, tipo il punto, no? E mi piace molto perché se voi guardate i giocatori subito al punto, hanno delle reaction. Bravo Price qui. 15-30. Non era neanche fortissima, andava a 182. Beh, non era neanche piano, vi dico la verità. Però Alessandra, quella precisione... Guardate, questa è precisione, ragazzi. È un'angolazione finissima. 15-40. Slice. Rischia qua Alessandro, però. Mamma mia. Ah. No, va bene. Bravo Price, mi ha fregato. Non mi piace quel movimento però, eh. Quando sono in ritardo non mi piace, ma lo trovo in parte merda. Lo trovo in parte corretto, perché comunque vuol dire che sei in ritardo, che non l'hai presa bene la pallina. Deuce. Però questo Deuce non mi piace. Non ci credo, raga. Ci sta. Ci sta. Mannaggia. Niente. 1-0 Price. Eppure era partita bene la partita, oh. Era partita bene la partita. 1-0 Price, brutta situazione. Alessandro punta alla precisione e va subito di slice. Merda, e fa subito cagare. Che mi... No, raga. Questo è spettacolo, eh. Questo era qualcosa di clamoroso. 15. E Alessandro qua ne approfitta delle angolazioni. Certo. Ah. Bello. Bello lo slice angolato più che altro.
Perché è lì poi che te la porti, perché... Ah. Dai! 14:50. Ecco, fate silenzio, per favore. Ah. Bella! Bello! Bello scambio! Okay. Primo game! Importante per Alessandro, soprattutto per la fiducia. Ma non mi piace quel naso, ve lo dico. L'ho fregato, l'ho preso in contra... Sì! Controtempo! Nel suo angolo un po' si è sentito stunnato. Love 15. Ah, sono arrivato in ritardo col colpo, raga. Ancora. Però sono riuscito ad angolargliela. Oh, interessante questa cosa, eh. Sono riuscito, nonostante il ritardo, ad angolarla. Love 30. Oh. 15-30. Piscila bene, però. Figure di merda. Impressionanti. Bella. Mamma mia, cosa ho fatto lì. Wow. 13-40. Spettacolo. Bella. Mamma mia. No, raga. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto lì? Come l'ho giocata? Come l'ho giocata qua? Rompere gli equilibri, trofeo! Raga, ho giocato un paio di... Mamma mia, un paio di top spin sulla linea incredibili. Ma soprattutto le decisioni. Interessanti. Ha fatto quello che volevo e la cosa mi è piaciuta molto. Soprattutto col rovescio, sulla linea... Mamma mia, bello. Andiamo di slice e picchiamoglielo dove sappiamo. Piglia questa. Sento che ce la portiamo, eh. 15-love. No, ma frega. Bravo. Bravo. 15-all. Bravo e bei capelli soprattutto. Mi sta fregando. Raga. 15-30. Sta fregando o sbaglio, no? Perché mi sto facendo delle domande. Ti è stavolta col cabbio. Mamma mia. No, raga. Va bene, ci sta. È bello anche vedere gli errori. È bello vedere che ci sono gli errori nel gioco. Però che me le prenda tutte, mamma mia. Niente. Perfezione di Price. La perfezione. Okay.
Price è stato perfetto, ragazzi. Ma anche qua. Mamma mia, anche. Ah! Beccati questo. Bella sfida qui, mi piace, perché comunque, ragazzi, io ve lo dico, qua c'è una situazione interessante, cioè l'R2-L2. Con L2 e R2 decidi dove piazzare la racchetta, dove piazzare, dove correre, da che lato correre e dove essere più precisi. Se io tengo L2 adesso, vedete, sono più preciso su quel lato. Ogni tanto vedete che sgarro, che sbaglio, perché sbaglio l'L2 e R2. Vedete, qua stavo correndo con L2 a sinistra, ma lui l'ha piazzata a destra. Thank you. Questo è un problema. Bello. Bello. Mamma mia. È un bel lavoro. Se volete essere più precisi dovete utilizzare L2 e R2, ragazzi. 15-30. Aumenta la precisione, ovviamente. Eccolo, infatti, visto? Ah! No, troppo, raga. Che culo. Ah! Mia, che... No! E lo sapevo. Out? Out, raga! Non l'avevo vista, sinceramente. Vediamo se ce la fa rivedere bene. Perché qua c'è stato... Questa palla corta un po' buttata nel cesso. Lui l'ha angolata, io ho detto, ma fregato. Out, che culo. Merda. Non devo far sti errori. Appena sbagli il movimento dalla parte opposta della pallina, ti blocca così. Perché vuol dire che ormai ti ha preso in controtempo e non puoi farci nulla. E non può tirarmele tutte così angolate, però, lo zio, eh. Ah. Ma era una secca variata questa. Come l'ha presa? E questa è la precisione. Beviamo qualcosa. Beviamo qualcosa perché non ce la faccio più. Ah. Sarà anche un torneo challenger, però porca miseria, se partiamo così. Slice a manetta. Ah. Perfetto. Anche perché lo slice è più angolato, riesco a farlo spostare di più e quindi se la colpisco bene c'è un'occasione di angolarla dalla parte opposta. 15. Mamma, questa è imprendibile. Stiamo calmi. Stiamo calmi. Quando mi frega così è proprio fastidioso. Ok, pensaci bene. Mamma mia. Va bene. Ce le ha tutte lui, eh? Via questa. Calmi, eh? Vorrei provare. Che gioca... Mamma mia! Woo! Game set match. Partitina, eh! Partitina. Wow!
Molto interessante il gioco, devo dirvi la verità. Voglio vedere poi come si evolve la carriera, sono molto curioso, però almeno voi avete, grazie a questo video, spero vi abbia fatto piacere, avete visto come inizia un torneo Challenger, come inizia una carriera, cosa succede nei menu, che menu ci sono, se c'erano dei video che facevano una sorta di storyline, e quindi non male. Intanto ci sono anche i momenti salienti, si può rivedere un po' tutto, una bella partita, posso dirlo? Ora voglio farvi vedere un'altra cosa, cioè voglio andare nel gioco ora, singolare, facciamo che non li abbiamo ancora visti all'opera, così ve li faccio vedere, Nadal contro... Novak, e vabbè, sicuramente mi apre perché comunque è un 93, quindi vediamo un po', fatemi vedere. Cincinnati, Montreal, Melbourne. Ma questo? Wow. Wimbledon. Parigi. Roma. Indian Wells. Monte Carlo, Halle. Sydney. Secondo me non ci sono, perché sennò li avrebbero detti. Io ho questa puzza qui che magari lo stadio c'è, il campo c'è, ma non il Roland Garros, per esempio. Non c'è... Non lo so. Difficile? Ma sì, tanto voglio solo farvi vedere i giocatori. Chiudiamo così il video con un... Per adesso un dubbio. Thank you for joining us for this afternoon's exhibition match. Per adesso un dubbio su la presenza del grande slam. Ovviamente ragazzi, no, io sto provando il gioco appena uscito, non mi sono informato, non ho guardato siti, non ho guardato nulla, quindi ho voluto toccare, diciamo, io con joypad alla mano il gioco. E detto così... Non mi sembra, per ora, che ci siano. Che figata è il palleggio di Nadal. Guardate quando palleggia prima di fare il servizio. Fighissimo. Ci sono tanti piccoli accorgimenti, guardate il palleggio, che fanno davvero piacere. Poi però ci sono anche tanti problemi. Per esempio, ora inizio a colpire con... Stavo per dire, inizio a colpire un po' più di potenza. Ed è andata bene. Proviamo lo slice. Bello. Corta. Bello. Ricorta. Ah, troppo. Però carino che Novak si è avvicinato a rete dopo la prima corta. E quindi dovevo provare un pallonetto o magari qualcosa per spiazzarlo. Volevi, eh?
Belle ste secche. Dai. Comunque. Perlomeno, perlomeno, il gioco lo abbiamo provato. Torniamo al menu. Allora, non mi dispiace. Non mi dispiace come gioco, vi dico la verità. C'è ancora tanta roba da migliorare. Sicuramente avere più tennisti e avere più campi ATP non è che cambia chissà che ragionamento. È ovvio che fa piacere, non vi posso dire di no, fa piacere vedere tutti i tennisti e tantissimi campi. Però anche perché poi qua credo che ci siano anche i tornei in doppio. Bello. Qua sono... Posso continuare le partite che ho lasciato in sospeso, vedete? Sinner contro Tiafo che stavo giocando ieri e adesso Nadal Novak Djokovic. Quindi figo poterle ricominciare subito. Però... Secondo me c'è ancora tanto da sistemare. C'è ancora tanto da sistemare, c'è da approfondire la situazione carriera con i soldi e il ranking, quindi... Vediamo di fare almeno un altro video più avanti e vedere un pochino come va il gioco. Fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi lo prenderete, se anche voi l'avete comprato, se vi sta piacendo, se non vi sta piacendo, se vi aspettavate di più, cosa volete vedere di più dal gioco. Vi ringrazio per aver visto questo video. Sono su PS5, questa è la versione PS5 del gioco. Un abbraccio, un bacione, noi ci vediamo nei prossimi video qui sul mio canale YouTube con tantissime altre carriere e tantissimi altri giochi. Alla prossima!